E ora alla Spezia per il discusso caso dei posteggi al Muggiano. Marco Bartolini. Duro botta e risposta tra il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, e i sindacati unitari. Ad accendere la scintilla l'incontro del primo cittadino con gli abitanti della frazione di Pozzuolo sulla viabilità della zona, vicinissima allo stabilimento Fincantieri. Sul tavolo l'ipotesi di trasformare via dei Pianelloni a senso unico per ricavare 130 parcheggi, visto l'aumento di manodopera nel cantiere, un migliaio di nuovi operai. Stivo ai miei concittadini a Pozzuolo, ho chiarito che laddove fossimo travolti dalle auto e Fincantieri continuasse a non rispondere e a dire che parcheggi non ce ne sono e non intende farne, agiremo anche in tribunale, ma io non ho mai detto che ho intenzione di far causa a Fincantieri, io ho detto che sono pronto anche a fare una battaglia che possa essere anche quella, se protesteremo davanti ai cancelli il sindaco sarà in fascia tricolore in testa alla gente, se ci sarà bisogno andremo anche in tribunale. A stretto giro di posta i sindacati hanno stilato un comunicato di fuoco con cui hanno ricordato al sindaco le battaglie per portare al Muggiano carichi di lavoro che si traducessero in occupazione e ne fanno soprattutto una questione di organizzazione. Sindaco di La Spezia, sindaco di Lerici, la stessa Fincantieri avrebbero dovuto mettersi intorno a un tavolo e capire come accogliere questi 1000 lavoratori, perché i problemi sono moltissimi, sono quelli del parcheggio ma non solo, dei trasporti, delle abitazioni, per esempio anche rispetto alla vita all'interno del cantiere e delle mense, quindi questi lavoratori ci sono, adesso determinare una frattura tra lavoro, lavoratori e cittadini sarebbe la cosa più sbagliata. Intanto l'ipotesi del senso unico è stata bocciata e si va verso una regolamentazione che ridurrà ulteriormente i parcheggi nella zona.